Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi vi porto il tutorial, la guida perfetta alla battuta dei calci di rigore. Difatti quest'anno avete visto sicuramente che è stato reworkato tutto il sistema dei calci piazzati, partendo dai calci d'angolo, passando per i calci di punizioni fino al tiro dagli 11 metri e oggi andiamo a vedere come è stato modificato proprio il tiro dal dischetto e soprattutto come andare a calciare il rigore infallibile che vi permetterà di avere un tasso di conversione in rete elevatissimo, pressoché infallibile, ma soprattutto come cercare di sventare questo tipo di conclusioni perché c'è un trucchetto che forse qualcuno di voi non avrà ancora notato. Quindi mettetevi comodi e andiamo a vedere questa guida. Partiamo da questa immagine, infatti. Questa è una comunissima situazione nella quale abbiamo Cristiano Ronaldo che si sta apprestando a battere un calcio di rigore. Gli elementi di novità sono due, sicuramente vi salteranno all'occhio. Innanzitutto abbiamo l'assenza di quello che è l'indicatore di direzione che si poteva attivare o disattivare gli anni passati e che ci permetteva di poter capire dove stavamo angolando il nostro tiro. Questa cosa non è più presente, quindi non è come in passato che spariva solo in competitive, ma in realtà ora non lo vedremo più. Il secondo elemento invece che salta ovviamente all'attenzione è quell'area che si ingrandisce o si riduce attorno al pallone e che va a determinare quella che è la precisione del nostro tiro. Analizziamo come prima cosa l'area intorno al pallone che si ingrandisce e si riduce, dandoci la possibilità di essere più o meno precisi quando calciamo il nostro rigore. Quell'intervallo di tempo che passa tra il momento in cui il nostro rigore sarà il più preciso e il momento in cui sarà invece il peggiore è influenzato dalla statistica di freddezza, quindi maggiore sarà questo attributo, minore sarà il tempo che l'area intorno al pallone ci metterà per ingrandirsi e per ridursi, dandoci la possibilità di essere dunque più precisi. Mentre nel caso in cui abbiamo un giocatore come Walker che è di freddezza a 75, invece il movimento di quell'area sarà molto più veloce e per noi sarà più difficile prendere il giusto timing di battuta. Come potete vedere, all'interno di una scena dinamica di gioco con Cristiano Ronaldo avremo tutto il tempo di far sì che il puntatore si riduce al minimo e poi andare a caricare il nostro calcio di rigore e indirizzarlo dove si spera che il portiere ovviamente non si vada a tuffare. Mentre quando siamo alla battuta con Walker, vedete quanto il cerchietto va veloce, insomma, mettendoci alle strette e rendendo molto più difficile prendere il giusto tempismo. L'altra novità, come vi ho detto, è che non abbiamo più il mirino per sapere dove stiamo direzionando, ma in realtà quest'anno mirare è molto più semplice, perché anche se io vado a caricare come se stessi buttando la palla fuori dalla porta, in realtà il giocatore andrà sempre a tenere la palla nello specchio, a patto che abbiamo preso la giusta area intorno al pallone, quindi la giusta precisione, andando a indovinare sempre l'angolino. L'unico problema al quale bisogna stare molto attenti è che se voi indirizzate il rigore prima di andare a caricare la potenza, vedete che c'è ancora il fastidiosissimo movimento di testa dell'attaccante che ovviamente dà un suggerimento al portiere su dove vogliamo andare a calciare, favorendone il suo intervento. Quindi, come fare per calciare il rigore in maniera imprevedibile, andiamo prima a ridurre l'aria, poi carichiamo e infine andiamo a direzionare il nostro calcio di rigore. A questo punto arriviamo alla parte cruciale del video, ovvero come calciare un rigore pressoché imparabile. Anche quest'anno persiste il famoso calcio a pallonetto, quindi noi andiamo a far restringere l'aria, carichiamo con l'L1 il rigore. E andando ad indirizzare al massimo verso un lato o verso l'altro, il portiere, nonostante andrà magari a indovinare l'angolo di battuta, non riuscirà ad intervenire in nessun modo. E vi faccio vedere qualche clip di partita. È esattamente quello che succede in questi due casi. Come potete vedere, scavetto direzionato al punto giusto, al momento giusto, portiere che si butta dal lato corretto ma che non riesce a intervenire. Ve lo faccio vedere anche a destra, pallonetto, portiere che ancora una volta si lancia verso destra ma viene scavalcato e vi ho fatto vedere anche il pad lì in maniera tale che capite come indirizzare e quanto caricare. Il secondo metodo di battuta invece cosa prevede? Innanzitutto andiamo sempre a far restringere al minimo l'area intorno al pallone per avere la massima precisione.
andiamo a caricare quasi tutta quanta la barra e poi andiamo a indirizzare in uno dei due angoli in alto. E in questo caso il portiere, anche qua, se indovina l'angolo, 90 su 100 non riuscirà ad intervenire, a meno che non andrà a avere una piccola accortenza di cui vi parlo dopo avervi mostrato qualche clip di partita. Quindi, come vi ho detto, ancora una volta area ridotta al minimo, vado a caricare, poi indirizzo nell'angolo alto a sinistra, carico quasi tutta quanta la barra, portiere che non riesce ad intervenire. Anche dall'altra parte, ancora una volta area ridotta, carico quasi al massimo, portiere si tuffa, ma il tiro è troppo potente e preciso e abbiamo un conversion rate praticamente quasi del 100%. A questo punto vi starete chiedendo se questa tipologia di rigori è veramente infermabile, perché se così fosse vorrebbe dire che ogni rigore si traduce in rete. Ma non è così, perché in realtà se andate a guardare in alto a destra il pad, c'è un modo per poter neutralizzare questi calci di rigore ed è molto semplice, ovvero non dovrete andare a scegliere la direzione nella quale tuffarvi quando il giocatore avversario ha già calciato, ma prima. Infatti, guardate qui, Ginola è posizionato sul dischetto, non è in posizione di calcio perché non ha iniziato la rincorsa e io con la levetta analogica sinistra, scusatemi, destra, ho già battezzato il lato sinistro e l'animazione del portiere è totalmente diversa. Difatti, guardate qui, fa un doppio movimento, riesce ad allungarsi e neutralizzare il calcio di rigore. Stessa cosa ovviamente dall'altro lato, con Courtois, ancora una volta vado a prendere la direzione prima del calcio di Ginola e salvare dagli 11 metri. Quindi ragazzi, per questo tutorial è tutto, fatemi sapere nei commenti come al solito cosa ne pensate e cosa volete vedere qui sul canale. Prossimamente vi dico che arriveranno i famigerati tutorial su come attaccare e difendere quest'anno. Io vi aspetto tutti i giorni live sulla piattaforma Viola. Vi mando un abbraccio, Zaldone Riberoschi. Ciao.